fratelli del ministero della preghiera a venire avanti e a pregare su tutte queste comunità nel nome di Gesù. Invito anche Don Francesco, se vuole, a pregare per queste comunità locali di ogni paese, anche rimanendo sul palco se volete, o scendere giù come volete. Invito i fratelli che sono giù con i cartelli a girarsi verso il palco. Giratevi verso il palco adesso. O Signore Gesù, in questo mattino, che il giorno fatto da te, il giorno fatto dal Signore, e il tuo popolo è qui riunito per darti gloria. E il tuo popolo che si è radunato da vari luoghi, da varie regioni, per venire qui e riunirsi sotto un unico nome. Ecco, Signore, alcuni semi delle nostre comunità sparsi per l'Italia, alcuni semi germogliati, alcuni semi che hanno bisogno invece della tua mano, alcuni semi che hanno bisogno della tua presenza, che hanno bisogno della tua acqua viva, perché tu sei l'acqua viva. O Signore, ti invochiamo nel tuo nome santo, nel nome di Gesù tuo Figlio. Manda lo Spirito Santo su di loro. Fratelli e sorelle, vogliamo alzarci in piedi, voi che siete al posto, e stendere le mani su questi fratelli. O Signore Gesù, vogliamo quello Spirito che faccia ardere il nostro cuore. Signore Gesù, vogliamo quello Spirito che consuma il nostro cuore. O Signore Gesù, vogliamo quello Spirito che dia forza nuova alla nostra vita e attraverso di noi dia forza alla comunità. E che ogni cuore sia libero per lodare te. E ti chiediamo in questo momento, scenda la tua gloria in questo luogo. Scenda la tua gloria su questi fratelli. Scenda la tua gloria su ogni responsabile. Scenda la tua gloria su ogni ministero. Scenda la tua gloria su ogni ministero di servizio. Spandi su di noi la tua fiamma, Signore. Spandi su di noi la tua potenza. Spandi su di noi il tuo spirito. Vieni come vento impetuoso e donaci la tua potenza, Signore Gesù. Vogliamo vedere la tua gloria risplendere nelle nostre comunità. Noi cerchiamo il tuo volto santo, Signore, prima del tuo braccio. Signore, noi intanto ti ringraziamo perché esistono queste comunità locali, perché la tua lode è viva e si accende in vari luoghi. Sono varie fiammelle di lode che danno gloria a Dio in diversi posti. Per questo ti ringraziamo, Signore, ma vogliamo chiederti questa mattina di rafforzare i lucignoli fumiganti, di non permettere che il nemico spezzi la canna incrinata. Amen.
Signore, soffia questa mattina il tuo respiro, il tuo alito, soffia sulle fiammelle che tenderebbero a spegnersi. Soffia, Signore, come si soffia sul fuoco quando sta per spegnersi. Soffia col tuo alito, col tuo respiro, col tuo spirito, perché tutto riviva. Dove arriva il tuo spirito, tutto riprende vita. Signore, rafforza queste comunità, creane altre, rafforza questi fratelli, tuoi strumenti, strumenti della tua lode, strumenti della tua gloria. Te lo chiediamo con tutta la fede di cui siamo capaci, te lo chiediamo con tutto l'amore e l'ardore per la nuova evangelizzazione che tu metti nel cuore di questa comunità, una comunità nata per la nuova evangelizzazione. Queste comunità servono per la nuova evangelizzazione, perché arrivi il Vangelo in diversi luoghi della terra. Signore, manda il tuo spirito perché il tuo Vangelo corra, la tua parola corra veloce e raggiunga quanti più figli possibile. Vieni, Spirito Santo. Oh, Signore, dai a tutti noi il senso di responsabilità. Oh, Signore, facci sentire questa responsabilità, perché tu ci hai chiamati in questa comunità a lavorare per il tuo regno. Vieni, Spirito Santo. Vieni, Spirito di potenza. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza. Amen. La mia benedizione sui tuoi posteri. Lord. Cresceranno come erba in mezzo all'acqua, come salici lungo acque correnti. Grazie. Non siate ansiosi e non temete. Non forse già da molto tempo te l'ho fatto intendere e rivelato? Voi siete miei testimoni. Amen. Isaia 44, 4 e 8. Deve esserci di più il mio respiro, Dio, sei tu. Stendiamo le nostre mani. Deve esserci di più, Spirito Santo, attendo te. Riempimi ancor di te. Riempimi ancor di te. Spandi su me la fiamma tua. Consuma il cuore mio. Scenda su me la forza tua. Spirito, fai quello che vuoi di me. Deve esserci di più. Deve esserci di più. Il mio respiro. Il mio respiro, Dio, sei tu. Deve esserci di più, Spirito Santo, attendo te. Riempimi ancor di te. Riempimi ancor di te. Spandi, spandi su me. Consuma
Discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Matteo, capitolo 28, versetti 16 e seguenti. E ancora dal Vangelo di Matteo, il Signore ci dona un'altra parola che completa questa, sebbene ogni parola del Signore è completa in se stessa, ma la Bibbia si spiega con la Bibbia. Ecco, il Signore ci dice in che modo evangelizzare. Dice: voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il Signore ci invita a questo, a raddrizzare ciò che è storto. È in questo modo che si scacciano i demoni nell'inferno, raddrizzando tutto ciò che non è secondo Dio, tutto ciò che è secondo l'uomo, secondo la giustizia e la mentalità umana. Raddrizzate i sentieri del Signore, preparate le vie del Signore. A questo ci chiama. A questo serve la comunità Nuova Pentecoste. Confermo. Voce di uno che grida nel deserto. È uscito. Preparate la via al Signore che torna, al Signore che viene. È uscito lo stesso passo, sorella. Signore, conferma. Ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Camminate per la resta. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, prepariamogli la
mia e la gloria del Signore apparirà. Prepariamoli la via, prepariamoli la via, prepariamoli la via e la gloria del Signore si apparirà. Ogni monte si è abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, prepariamogli la via, prepariamogli la via e la gloria del Signore apparirà. Signore apparirà. Fratello, sorella, alza le mani in questo momento e canta. Ogni valle sia colmata, ogni monte sia abbassato, ogni strada raddrizzata per il nostro Dio. Alza la voce, prepara. Prepariamogli la via, prepariamogli la via, prepariamogli la via e la gloria del Signore apparirà. Rimaniamo in piedi. Volevo, a conclusione di questo momento particolare di grande unzione, condividere con voi un'immagine straordinaria che in questi giorni che sono stato qui mi ha riempito il cuore, e ho visto che c'è in questo luogo. E quando si parla di unzione si parla anche dell'olio dell'unzione, no? Di questo olio profumato che scende su di noi, che ci unge. E l'unzione è importante, un po' come il motore che viene lubrificato, altrimenti se non si mette l'olio il motore brucia, si distrugge, non cammina più. E in queste immagini meravigliose, che è stato quello di questo parco immerso di ulivi, e questi ulivi sempre verdi, sempre belli, ho visto anche un'immagine che mi ha inquietato. Proprio nella hall c'è, proprio stamattina eravamo prima della celebrazione della messa, il pomeriggio poi ce ne andiamo prima, e eravamo nella hall e c'era un albero di ulivo che era stato circondato dalla struttura in cui siamo, e c'era il cemento anche sotto, il cemento sopra. Quest'albero è morto. Questo succede quando una comunità si chiude, quando una comunità non vive il fuoco della Pentecoste. Pensavo a quei cartelli che sono arrivati, e quei nomi il Signore li conosce benissimo, e conosce ogni singola realtà. E il Signore dice: io voglio innestare nel mio amore ogni singola comunità. E per fare questo dobbiamo permettere al Signore di portarci fuori. La Pentecoste si attua dentro, ma poi si deve andare, perché se si rimane chiusi, sì, possiamo fare un bel gruppetto e magari siamo anche bravi, però dobbiamo annunziare agli altri. Abbiamo cantato prepariamogli la via,
E non basta solamente preparare la via, bisogna percorrere quella via. Il Signore ci sta dicendo: prendi sul serio il tuo ruolo, tu sei mio testimone, tu sei mia testimone, e devi dire quella verità che hai sperimentato. E se è vero, così come è vero, che la mia unzione è scesa su di te, tu devi esercitare questo. Se io ti do le potenzialità, è perché tu vada ad annunziare il mio nome, a gridare Gesù è il Signore, così come è stato gridato. E anche se non si sente bene, e ci affineremo la voce, e se non ci ascolteranno, tu gridalo, annunzialo e invita, vieni, fai anche tua esperienza di Gesù. Se tu fai questo e non ti stancherai, il Signore farà vedere a te la sua gloria apparirà, fiorirà la gloria, e senza che tu te ne accorga. In questi giorni, andando nel luogo dove il Signore ci ha riservato, ho visto un'altra scena che mi ha inquietato. C'era Nuccio e Zio Angelo che hanno tagliato tutti gli alberi d'olivo nel parco nostro, e mi ha fatto stare male. Ma poi ho visto che hanno messo dei piccoli germogli che serviranno per fare delle olive migliori. E allora il Signore ci dice: pota, taglia e innesta. E il virgulto che Dio sta mettendo, quelle piccole speranze, i giovani, i bambini che vediamo, le ragazze della danza che veramente esercitano un ministero prezioso, i giovani, le persone che fanno parte della musica e del canto, innestiamoci in Gesù e porteremo frutti straordinari. Non scoraggiamoci, ma incoraggiamoci a vicenda. C'è molto, molto, molto che Dio vuole realizzare, e se noi crediamo, questo luogo non basterà a contenere le folle che verranno, perché hanno sentito parlare di Gesù e ci diranno: vogliamo toccare Gesù! E allora, Signore, la tua benedizione ancora una volta su tutte quelle persone che sono già presenti, oh Signore, che tu porterai qui a benedire il tuo nome, a lodare il tuo nome e a sperimentare, come abbiamo sperimentato noi, la tua grazia. E allora invochiamo la benedizione anche su tutti quelli che verranno, su tutti quelli che verranno in questo luogo. Una volta ho sentito parlare una persona che aveva una bella comunità, che aveva costruito un luogo grande, e diceva all'assemblea che si radunava, che erano pochi: volgetevi verso quei luoghi che adesso vedete vuoti e salutate le persone, dite pace a te fratello, quelle persone che verranno a sedersi là sopra. Come atto di fede, fallo. Se tu lo fai, ecco, il Signore li fa arrivare. Salutate le persone, dice, ma sono pazze queste? Sì, perché se il Signore dice che Lui riempirà questo luogo e non potrà contenere, perché la sua gloria traboccherà e tutti verranno, noi dobbiamo farlo. E allora benvenuti nel nome del Signore. Siate benvenuti, perché il Signore ha stabilito qui il suo regno, la sua gloria in mezzo a noi. Amen. Di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più abbiamo fame di te, perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione. Di più dell'unzione, di più dell'unzione, di più.
su di te, fratello. Su di me, scende su di me, scende su di me, su di me, su di me. L'unzione scende, l'unzione scende. Su di me. Prendi la mano del fratello e della sorella che hai accanto e di scendi su di noi, su di noi. L'unzione scende su di noi, scende su di noi, su di noi. L'unzione scende su di noi, scende su di noi, di più dell'unzione, di più dell'unzione. Della tua gloria, Signore, della gloria. Abbiamo fame di te, abbiamo fame, perché sappiamo che c'è ancora, e c'è ancora molto, ancora e molto di più dell'unzione, della tua gloria, della tua gloria. Spirito Santo, Spirito Santo, noi ricepiamo la tua fresca unzione su noi. E proprio perché il Signore vuole che questa unzione scenda, vogliamo prenderci l'autorevolezza che il Signore ci dà, che è quella di dare una carezza dall'alto, da Dio al nostro fratello che sta alla nostra destra, e vogliamo farlo poggiando la mano leggermente sul capo del fratello e della sorella che abbiamo alla nostra destra, perché possiamo pregare gli uni gli altri. In questo momento il Signore ti rende strumento della sua unzione. Passa la sua unzione attraverso di te. Fai scendere l'unzione. Permetti a Dio di far passare la sua unzione attraverso di te e che ricolmi di grazia e di benedizione il fratello e la sorella che ti mette accanto. E in questo momento il Signore sta dando una nuova unzione. Poco fa c'era quell'immagine del motore, e non è un semplice rabbocco che il Signore sta facendo, ma sta svuotando completamente quella unzione che ormai ha fatto il suo tempo, e ci dà una nuova unzione, una unzione che è veramente per renderci nuovi, per renderci totalmente nuovi in Gesù. È Gesù che ti rende nuovo, fratello, sorella. Attraverso questa unzione il Signore cambierà totalmente la tua vita. Le cose di prima sono passate, ecco, il Signore fa molto di più e molto di meglio, perché è Lui che ha scelto di fare molto di più e molto di meglio per te e attraverso di te. Scendi, Spirito Santo, scendi con potenza. Grazie, Gesù. Di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. Abbiamo fame. Abbiamo fame di te, perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione, di più della tua gloria, della tua gloria, di più. Spirito Santo, noi riceviamo la tua fresca unzione su noi. E adesso vogliamo fare lo stesso gesto con la persona che sta alla nostra sinistra e ricevere dalla persona che poc'anzi ha ricevuto la unzione, la benedizione attraverso di te, questa unzione, questa nuova unzione, ciò di cui tu hai bisogno, il Signore te lo sta donando. Parte, torna da dove hai ricevuto, parte da un nuovo lato. Ecco, il Signore in questo momento sta facendo, sta completando l'opera. Grazie, Signore, perché tu compi l'opera tua a nostra insaputa. Grazie, Signore, perché tu ci benedici e la parte che abbiamo seminato, Signore, quella parte diventa il 30, il 60
il 100 per 1. Grazie Signore perché Tu ci benedici grandemente oggi e noi in fede invochiamo quest'unzione ancora una volta sui fratelli che Tu ci metti accanto. Scende il Tuo fuoco e la Tua unzione, oh Signore, la Tua dolce ebbrezza su di loro, un respiro nuovo dona alle loro vite. Nel nome di Gesù ricevi Spirito Santo. Bravo, la Tua unzione su di me voglio avere, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bramo la Tua unzione su di me, bramo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bramo la Tua unzione su di me, bramo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bramo la Tua unzione ancora, Signore. Bramo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bramo la Tua unzione su di me, bramo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bravo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bravo la Tua unzione, innalziamo le nostre mani. Bravo la Tua unzione su di me, voglio avere, grazie Gesù, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Lasciati avvolgere dall'amore del Signore. Bravo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore avvolgere. Bravo la Tua unzione. Bravo la Tua unzione su di me, voglio avere, voglio sentire il Tuo amore. Cielo, apri la porta del cielo, fai piovere, fai piovere su di me, apri la porta del cielo, fai piovere su di me. Lo cantiamo insieme. Fai piovere su di me, apri la porta. Alza la voce a Dio e canta. Fai piovere, invoca lo Spirito Santo sulla tua persona. Su di me, apri la porta del cielo. Alza le mani e con fede invoca. Fai Dio. Alza la voce a Dio, alza la voce al Dio dell'impossibile e chiedi lo Spirito Santo, chiedi una nuova unzione nella tua vita. Dalle cielo, fai Dio. Su di me. Una nuova unzione nella tua vita, una nuova unzione nella tua comunità, una nuova unzione nel tuo ministero. Su di me, apri la porta. Bravo la Tua unzione, Signore Gesù. Bravo la Tua unzione su di me, voglio avere.
voglio sentir tuo amor avvolgere. Bramo la tensione su di me voglio avere. Voglio sentir l'amore di Dio avvolgere la tua vita. Bramo la tensione, oh Signore. Bramo la tensione su di me voglio avere. Voglio sentito amore. Stendi la tua mano su di me, oh Signore. Stendi la tua mano su di me, voglio avere. Voglio sentito amore. Avvolgere. Invoca la mano di Dio. Stendi la tua mano su di me, voglio avere. Voglio sentito amore, avvolgere. Stendi la tua mano su di me. Stendi la tua mano su di me, voglio avere. Voglio sentito amore, avvolgere. Stendi la tua mano su di me, oh Signore. Stendi la tua mano su di me, voglio avere. Voglio sentire il tuo amore, avvolgere. Stendi, stendi la tua mano. Stendi la tua mano su di me, voglio avere. Voglio sentire il tuo amore, avvolgere. Fai piovere. Fai piovere su di me. Verso Don Francesco, il Signore fai piovere su di lui una nuova unzione, apri le porte del cielo, fai piovere su di lui, sulla sua persona, sul suo ministero, una nuova unzione, apri le porte del cielo, fai piovere su di lui, su di lui. Apri la porta del cielo, fai piovere su di lui. Vogliamo stendere tutti le mani. Apri la porta perché possa essere strumento per la tua gloria, oh Signore, su di me. Brama la tensione su di sé, vuole aver, vuole sentir tuo amor avvolgere. Brama la sua unzione, Signore. Brama la tensione su di sé, vuole aver, vuole sentir tuo amor avvolgere. Fai piovere, fai piovere su di lui. Porta del cielo, fai piovere su di lui, apri la porta.
Signore. Io uso i bambini e coloro che si fanno tali, coloro che si fanno bambini, perché attraverso la loro piccolezza possa risplendere la mia grandezza. Amen. Alleluia. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Grazie Signore. Luca 2, 40. Grazie Signore perché risvegli in noi il bambino che siamo. Noi, oh Signore, siamo bambini, abbiamo senz'altro questa nostra propensione a voler diventare grandi. Non so se vi è mai capitato, uso l'altro microfono, sì.